Salve ragazzi, sono Oliver e oggi vi voglio parlare di strani meteoriti nel cielo. In quest'ultima ora si sono visti strani fenomeni celestiali nel cielo di Gran Canaria. Questo apparente meteorite ha sparato grande allarme nell'isola di Gran Canaria nel pomeriggio di questo mercoledì. Secondo le fonti ufficiali, il corpo celeste aveva attraversato l'isola della Palma, la Gomera e poi il sud di Tenerife, prima di potersi vedere nella costa nord di Gran Canaria. Dicono che è potuto cadere nel mare, però ora andiamo a vedere che la versione ufficiale e le spiegazioni che ci danno lasciano tanti dubbi. Il video che andate a vedere si è registrato giusto in questo momento nell'isola, però non si possono vedere le immagini, ma si ascolta il suono che hanno ascoltato in tanti. Qui sta questo boato che ha lasciato le tracce sia alla rete di sismografi che all'Istituto di Astrofisica. Considerano che l'ha potuto causare qualcosa che è entrato nell'atmosfera a velocità supersonica, ma non sta chiaro tuttavia cosa. E la cosa strana di questo meteorite è che non ci sono video riprese. E nessuno ha potuto vederlo nel cielo. E forse perché il cielo stava nuvoloso? E questo pertanto avrebbe reso impossibile la visualizzazione o la registrazione di qualche video di questo fenomeno celestiale? Ciò che si può verificare è il grande boato, il rumore che ha generato questo apparente meteorite e che ha scatenato tutte le allarmi tra la popolazione canaria. Questa potente onda acustica è stata descritta da varia gente come un rumore simile a una grande esplosione che ha fatto tremare finestre e persiane. Qui tutti quelli che stavano prendendo caffè pensavano che sia stato l'amico a buttare una scorreggia, invece. Come una bomba. Sì, pensavo che fossero stati quelli del bar, invece poi ho visto la televisione e hanno detto che era il meteorite. Un colpo forte, mi sono affacciato alla finestra e pensavo che era qui l'esercito che ogni tanto butta bombe. Invece no, non è stato l'esercito, ma era un rumore strano. Una botta forte, l'abbiamo sentito molto vicino, ci siamo spaventati. Io pensai che era o un terremoto. Un rumore che ha fatto tremare tutta la terra. Un rumore, pensavo che era un incidente. Hanno vibrato pareti e pavimento e il mio cane è impazzito. Un rumore molto forte, come se fosse stato un fuoco d'artificio molto vicino. Me fui un momento para afuera porque había gente esperando fuera la terraza y cuando escucho hago boom. Y yo, ¿y eso qué fue? E attenzione a questa dichiarazione che ho incontrato di questa testimone che dice che il rumore era uguale a un qualcosa di metallico. Rumori classici che ci sono nelle costruzioni, quando i muratori lavorano e magari gli cade un ferro a terra e si sente il rumore del metallo che rimbomba. E questo ha a che vedere, in mia opinione, con la cupola, la volta celeste che gli antichi e le antiche civilizzazioni credevano fosse nel cielo, una specie di coperta metallica che funzionerebbe come limite nel cielo.